salve a tutti carissimi, questo aspetta, è lo... aspetta, non che devo capito che dicevi, dovevo bere il booster, aspetta. Salve aspetta a tutti. Aspetta un attimo che ho un accessorio fantastico per fare questo video. Peo, mi senti? Quel rumore lo stai facendo con la bocca? No, è una radiolina vice trasmittente. Passo e chiudo. Ok. Sembra una gallina che sta per essere strozzata. Questo è il mio walkie talkie che c'ha i rumori un po' vintage. Ciao carissimi. Salve. Aspetta, un po' più di enfasi. Salve carissimi. Bravo. Questo uomo qui è electric. Boom! E questa donna qui, questa Sabrina, signorina, giovanissima signorina, è in questo canale oggi soltanto per creare con la propria contorta fantasia storie, direi magnifiche, deliziose. Agghiaccianti. Ah, non agghiaccianti. Direi equilibrate. Okay. Tra l'estremo agghiacciante e il magic. Quindi noi abbiamo scelto tre parole suggerite da voi su Instagram. Nel post di Peo di Instagram. Se non lo seguite, andate a seguirlo adesso. Se non mi seguite, venite a seguirmi. E abbiamo scelto per iniziare. E me le segno. Di Mohamed.67. Mohamed con la cagnata. .67 underscore. Ah, ma è il nome! Pensavo fosse la parola. La parola è Peo. Peo. Africa. Cracker. Ok, ci siamo. Ok, io lascerei iniziare lei. In un universo parallelo formato da marshmallow rosa e bianchi c'era un piccolo bambino con tantissima barba, così tanta barba che gli sbucavano solo le manine e i piedini. Si chiamava Peo. Questo Peo aveva delle gambe molto 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 lunghe e un corpicino invece molto corto. E siccome era così bello questo suo corpicino, lui decise di tagliarsi la barba in diversi modi, facendoci un video su YouTube fino a toglierla tutta. Non è un po' la storia della tua vita, vero? No, affatto. No. Io non c'entro niente. scusa per l'interruzione. È diventato così famoso grazie a quel video che il presidente del Sudafrica lo chiamò. Disse: vieni subito qua perché ti devo far fare una promozione dei nostri cracker alla Nutella. Ok, una volta arrivato in Africa, lui si è trovato su un gradino del podio veramente, veramente bello. Era tutto d'oro con misto di diamanti che sbrilluccicavano, e Peo al posto degli occhi aveva il simbolo dei dollari perché vedeva ricchezza ovunque, e dal cielo sono iniziati a piovere tantissimi cracker salati. Il problema di Peo è che lui aveva una disfunzione visiva che gli faceva scambiare tutte queste cose sbrilluccicose con i cracker, e quindi ha iniziato a mangiarsi tutto tranne i cracker. E così si è ritrovato dopo 5 minuti senza alcun dente, poverino. Sembrava tipo un vecchietto col bastone che stava per andare al supermercato, e anche con la carrozzella, quella per andare, per guidare e andare al supermercato senza camminare. Fece così installare la sua carrozzella un motore, un cinquantino che però modificato andava a circa 100 km orari, prese una discesa a 100 km orari, si schiantò e morì. Fine. Ma noi che problemi possiamo avere? Cioè, nel senso, una persona normale come può inventarsi una storia così? Guarda che, cioè, dobbiamo essere proprio bravi. Ci dobbiamo impegnare senz'altro. È incredibile, eh? Ma adesso le altre parole le hai prese te, le hai scelte te, giusto? Le ho segnate. Come non le ho segnate? Io te le dicevo a te. Accidenti. Andiamo a vederle al volo. Pronto, Peo, mi senti? Senti un'interferenza. Pronto, sì, salve. Ah, ok, ho trovato le mie parole. Allora, Ema underscore. No, devi led. Dire passo. Se no passo e chiudo, eh? Passo. Ma cos'è che passo precisamente? La parola. Ah. Aspetta, cosa devo dire adesso? Sto aspettando le tre parole, passo. Ah, Malel ha scelto sasso. Scusa, un po' di catarro. Questa non era la radio. E grasso. Grasso, devi pronunciarlo bene perché era la parola preferita. Bravissima. È la nostra parola preferita qui. Devi iniziare tu adesso la storia, però. Allora.
Un giorno l'autore di Dragon Ball, Akira Toriyama, si è stufato di fare le serie di Dragon Ball e ha detto: facciamo Dragon Ball Super Hyper Mega, perché abbiamo fatto Super, è ora di andare avanti. Allora ha preso questo Goku e ha detto: però bisogna cambiare il design di Goku, ci siamo stufati di un Goku tutto bello e pompato e carino, quindi lo faremo grasso, proprio un Goku grasso, ma di una grassaggine così grassa che in confronto un lottatore di sumo sembrava un figurino, insomma, snello e slanciato. E per aggiungere anche un po' di cose per abbellirlo, ha deciso che quando diventava Mega Super Hyper Saiyan, i suoi capelli sarebbero diventati tutti quel rosa shock, qualcosa che elettrizzante, che quando le oche del Campidoglio lo guardavano rimanevano esterrefatte, come per dire: wow, guardate i capelli di quel super mega hyper Goku grasso, che meraviglia che sono, e perdevano arcobaleni dalla bocca queste oche del Campidoglio, che dei romani erano l'orgoglio. E proprio questa forma, i Super Hyper Mega Super Saiyan, aveva proprio un nome, si chiamava Super Saiyan God Sasso. E poi praticamente lui era rimasto solo perché gli erano morti tutti i genitori e tutti i figli, perché, e siccome era diventato un sasso ed era troppo grasso... Aspetta, ma questi erano già morti da tempo nella saga di Dragon Ball, i genitori di Goku. Era rimasto solo lui? No. E allora tutti i genitori sono resuscitati, e anche i figli, perché lui aveva 10.000 figli sassi. Ok. 11.000 figli sassi con i capelli rosa, mi raccomando, non trascurare il particolare dei capelli rosa, che si sono riuniti e si sono scritti a un circolo di bocce, perché loro, essendo dei sassi che a un certo punto sono diventati molto sferici, avevano deciso di diventare campioni bocciofili. E così tutti questi sassi, a forza di tirare bocce a destra e a sinistra, se le tirarono addosso, rompendosi, morendo e uccidendo così anche il Super Hyper Mega Saiyajin Godo Sasso Goku. Fine. C'è morto, capito, per tutti i sassi. Ma perché nelle tue storie devono morire tutti? Perché la fine deve essere decisa e forte. Ah, okay. Non c'è nessun lieto fine di nessun film che faccia sorridere. Giusto. Scusami, non volevo. Bene, andiamo a prendere le prossime tre parole. Vai. E che non ci ricordiamo più, quindi. Mickey _ 1423. Che passo. Che ha scelto come parole Nutella, virgola amore, virgola passo. Io non me la ricordo l'ultima. Ma come? Stella mi salutate un bacione. È una parola unica. È una parola unica. Sì, sì, tutto insieme. Stella mi salutate un bacione. Nel futuro, più futuroso che mai, dove la gente va in giro con le astronavi tipo i Jetson, c'era una persona, ci sarà una persona, vabbè, coniuga tu il verbo giusto, di nome un bacione. Tutto attaccato, un bacione. E il cognome era quindi Stella mi salutate. E quando veniva scritto tutto insieme, ovviamente usciva fuori Stella mi salutate un bacione. Quindi ogni volta che andava a scuola la maestra diceva Stella mi salutate un bacione, anziché dire presente, tutti andavano lì e la baciavano. Esatto, perché ha fatto così il nome. Quindi la maestra, per ringraziarle ogni volta, oltre a dar bei voti gratis, perché era un po' una venduta, diceva: vi devo premiare per tutti questi baci, e quindi vi prenderò tanta Nutella, vagonate di Nutella. Il problema è che la Nutella, contenendo davvero tanti zuccheri, fa un effetto strano nel corpo. Praticamente tutti questi alunni di questa bellissima classe sospesa nel vuoto, cioè in un rettangolo sospeso nel vuoto, a un certo punto, con uno schiocco di dita, sono diventati dei paffutelli grassottelli azzurri, perché è arrivato quello di Avatar, che con la bacchetta magica di Harry Potter ha fatto una specie di incantesimo, e tutte queste persone muscolose quello sono di Avatar con la bacchetta di Harry Potter, abbiamo mischiato due film, ok. Sì, è importante, queste persone si sono trasformate in delle persone un po' paffutelle azzurre con delle stelle fosforescenti in testa. Ma quale sacrilegio, ma poteva essere la fine del mondo in questo stato. Allora solo un vero uomo, solo un vero supereroe poteva salvare la situazione, ed è arrivato così il Super Hyper Mega Super Saiyajin God Sasso Goku a salvare la situazione. Quello, a salvare la situazione. E nelle sfere del drago, sai com'è, si resuscitano in continuazione. Ah, ok. Quindi i sassi arriva del drago, vorrei dire. I sassi del drago. Quindi lui arriva carichissimo e dice: succhierò via da voi tutti questi zuccheri e vi spaffutellizzerò. Cioè, anzi, farò il processo vi farò il processo inverso, prendervi di nuovo magri, belli e affascinanti, così che possiate mandare tutti i baci che volete alla maestra. E niente, poi
Così tutte le persone si inginocchiarono al suo cospetto, di questo cosa precisamente strana, resuscitata con i sassi, e lo definirono Capitan Amore. Così da super mega iper stra Goku con i capelli rosa e i sassi, lui divenne il dio del mondo del futuro, ovvero Capitan Amore. Ma non è finita qui. Dai, non farmi morire anche Capitan Amore. Perché quelli della Marvel, tra cui anche Stan Lee, hanno quindi lanciato una causa contro Akira Toriyama dicendo: ehi, ma questo è violazione del copyright, noi abbiamo Capitan America, tu non puoi creare un Capitan Amore. E lui dice: sì, ma io ho bisogno di soldi. Allora Stan Lee arriva ad Akira Toriyama, gli spara con un fucile a pompa e lo ammazza. Fine. E chiudo. Non puoi far morire tutti, Peo. Io non ce la faccio poi a disegnare queste persone morenti. Ma ho lasciato vivi i bambini paffutelli. Ah, va bene, dai. E più sexy. Esatto. Perché gli ha succhiato il grasso. Esatto. Meno male. Ho staccato. E fu così. Che fu così. Dal piede. Che hai fatto? No, vabbè, lo vedrai in webcam. Perché la mia radiolina vice trasmittente è collegata a un sensore. Lo stacco. Ah. Così lo metto via. E fu così che terminammo questa epica avventura dentro le nostre contorti menti. Molto contorte, sottolineerei. Grazie di essere stati all'interno della nostra testa e di quello che noi pensiamo. E non so se è molto rassicurante in realtà. No. Ma con questo vi saluto. E saluto soprattutto Sabrina, che ha partecipato a questa magica avventura. Au revoir, amici. Vi ricordo di mostrare un bel po' di amore al pulsante qui sotto forma di pollice in su, se vi siete divertiti. Iscrivetevi, come dice sempre Sabrina, accendete la campanellina. Non l'ho mai detto io. Sì, lo hai detto in un video precedente. Ok, l'ho detto. E questo era Electric. Non ti fa solletico fare. Dipende, ma magari dipende come lo fa fai. Più lungo? 3, 2, 1. Mi ha fatto venire da ridere.